posso dire che questo interesse per il protestantesimo, in particolare per la dottrina sociale del protestantesimo, ha suscitato in me, da parte vostra, un grande interesse. Dice, ma come mai questi monzesi si interessano della dottrina sociale dei popoli d'Otrante, diciamo così? E ho detto, si vede che hanno molti rapporti anche con l'Europa, quindi ormai la situazione nella stessa Germania, che è un po' il campione da assumere, è che quanti sono i protestanti rispetto ai cattolici, la situazione è perfettamente zebrata. Una volta, fino a prima del concilio, possiamo dire, del Vaticano II, il sud era sostanzialmente cattolico, prevalentemente cattolico, con la presenza di protestanti, e il nord era prevalentemente luterano, riformato. Ma anche lì non c'è più una differenza così sostanziosa tra luteranesimo, calvinismo, oppure zwinglianesimo, eccetera, perché ormai hanno cercato di unirsi in una visione, in un ecumenismo dei protestanti, appunto, che mette insieme chiese diverse e rende possibile una comune dottrina. Naturalmente i puritani, i puristi meglio, i puristi dell'appartenenza a Lutero piuttosto che a Calvino si contrappongono ancora, soprattutto nelle scuole, ma al di fuori di questa contrapposizione nelle scuole, i protestanti ormai cambiano chiesa normalmente, i riformati vanno dai luterani, viceversa, soprattutto nella Germania, nella ex Germania dell'Est, la cosiddetta DDR, dove in realtà il problema non è tanto quello del protestantesimo, ma è quello dell'ateismo. Oggi è terra di missione lì, perché lì effettivamente il regime comunista ha creato un ateismo di Stato e molta gente è diventata atea. Stasera con l'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti si è parlato di una cosa molto importante, del protestantesimo tra storia e attualità. Infatti abbiamo con noi il Monsignor Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana e presidente della Fondazione della Biblioteca Ambrosiana. Per quanto riguarda il protestantesimo, bisogna dire che i principi etici dell'età moderna hanno influenzato così largamente la mentalità degli imprenditori tedeschi da costituire in loro validissimo interlocutore negli affari, proprio perché c'è il senso del rispetto, della fiducia, della necessità di arrivare a realizzare qualche cosa di valore che sia condivisibile da parte di tutti coloro che partecipano alle azioni imprenditoriali. La biblioteca è un tesoro immenso di volumi, sono oggi 1 milione di libri, di cui 850.000 antichi, e anche un patrimonio immenso di quadri con capolavori sublimi, da Caravaggio a Raffaello, a Leonardo, a Tiziano. Il nostro scopo è anche quello di rendere fruibile questo patrimonio non soltanto nei confini della nazione ma anche fuori dal nostro mondo. Per esempio l'anno scorso, cioè quest'anno, tra marzo e giugno siamo stati a Tokyo con 109 pezzi espositivi di Leonardo, i disegni di Leonardo tratti dal Codice Atlantico, piuttosto che anche manoscritti e volumi importanti della stessa biblioteca. E i milanesi sono veramente persone che, se si riesce a entrare in rapporto, offrono moltissimo, come cordialità, come accoglienza, come affidabilità. Quindi mi sono trovato molto bene, in effetti, anche se originariamente io non sono di lì, sono comasco, ma più indietro veniamo da Sondrio e più indietro ancora da Pontebba. Monsignor Provazzi, stasera Monsignor Franco Buzzi ci ha parlato di un argomento molto importante. Che idee, che parere si è fatto di quello che ci ha raccontato e della sua esperienza soprattutto? Sì, di per sé il tema era fondato sull'economia, invece poi abbiamo spaziato sull'ecumenismo in genere. E credo, innanzitutto ringraziamo Don Franco, perché si vede che è culturalmente preparato e conosce il protestantesimo molto meglio di altri protestanti, questo l'ha riconosciuto anche alcuni protestanti su questo, no? Ecco, ci ha aiutato ad entrare in un mondo che apparirebbe diverso dal nostro. In realtà poi sulle cose concrete, sui modi di affrontare l'economia, ma anche
alcune attuazioni pratiche, ci suggerisce uno spirito di collaborazione che certamente sarà fruttuoso per il futuro, no? E credo che incontri del genere, che non arrivano a trovare la soluzione pratica per il momento, ma creano una cultura, un modo di pensare, credo che questo sia molto bello e significativo. Monsignore è stato fantastico stasera, ha fatto quello che doveva fare, nel senso che in questo parallelo fra il vissuto cattolico e il vissuto del protestante ci ha fatto cogliere anche come noi siamo, perché noi abbiamo imparato come noi siamo dal compararci con popoli che hanno avuto una tradizione storica diversa dalla nostra per quanto riguarda la visione dell'approccio alla Chiesa e la visione dell'approccio alla lettura della Bibbia e a cose fondamentali. La Pinacoteca è uno degli esempi di grande imprenditoria cattolica, nel senso che Monsignore da solo, con i suoi mezzi, ha portato la Pinacoteca in giro per il mondo, autofinanziandola e creando i flussi di denaro sufficienti per poi mantenerla nel tempo. È un esempio chiarissimo di come dalla cultura si può fare soldi che fanno aumentare il livello e la qualità e la manutenzione dei nostri beni culturali. Con una certa tradizione esterna di luteranesimo, perché Lutero è stato facilmente assimilato dal regime comunista, e in quanto poteva offrire, se non altro, la possibilità di ammettere un governo civile e politico indipendente comunque dalla visione religiosa del mondo. Perché riconoscete, vi ricordate, la teoria del duplice regno, tipicamente luterana, significa che per quanto riguarda l'anima e lo spirito bisogna che ci siano i pastori e dobbiamo riferirci semplicemente alla dottrina della fede, della sola fede, rivolgendoci a Dio, dove anche l'intermediazione dei pastori è soltanto funzionale alla comunità, perché poi ognuno di noi è salvo per la fede in Cristo, quindi non si riconosce un'autorità particolare al pastore, non c'è l'ordine inteso come sacramento dell'ordine che differenzia il pastore rispetto al semplice fedele. Lutero era solito dire: ogni cristiano è prete, vescovo e papa, quindi c'è la pienezza, a motivo del battesimo, individuando un punto fondamentale, importante, poi fatto proprio anche dalla Chiesa Cattolica attraverso il Vaticano II, e cioè il cosiddetto sacerdozio comune dei fedeli, però annullando poi la differenza in quanto ha tolto di mezzo il sacramento dell'ordine, no? Quindi una differenza, diciamo, di ordine. Noi diciamo c'è il sacramento del battesimo che dà luogo al sacerdozio comune dei fedeli, tutti noi siamo sacerdoti da questo punto di vista, ma c'è il sacramento dell'ordine che istituisce il cosiddetto sacerdozio ministeriale, che appunto crea una differenza di funzione e, secondo la dottrina tradizionale della Chiesa, anche ontologica. Il sacerdote è configurato a Cristo, no? C'è tutta una dottrina per secoli, durante, eccetera, eccetera. Per Calvino anche la prosperità materiale e la possibilità di un progresso all'interno della società è appunto segno della benedizione divina. Però non è che Calvino in questo sia particolarmente innovativo, è la mentalità ebraica che in realtà passa attraverso questa visione cristiana calvinista e che continua. Per l'ebreo la benedizione consiste nell'avere una moglie, ai tempi di Abramo anche due, anche tre, anche cinque, anche sei, ai tempi di Abramo, alcuni insomma sono un po' nostalgici di questi tempi di Abramo, però è oggi, vero? Perché diciamo che il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento non sono tanto due tempi distinti, ma sono due condizioni dell'anima, due condizioni dello spirito. Va bene. Comunque tu sei benedetto quanto più hai beni materiali, perché questi te li dona Dio, e quanto più questi tuoi beni materiali producono, anche perché la terra produce bene, le viti producono il bene, il loro vino, i campi danno tutto quello che devono dare senza siccità e senza invasioni di cavallette, di animali strani che devastano il raccolto, e poi hai tanti figli, perché i figli sono una benedizione di Dio,
Beato l'uomo la cui casa è piena di bambini, perché potrà presentarsi davanti al suo avversario ben difeso dai suoi figli. Ma questa è la mentalità. Questa mentalità antico-testamentaria viene fatta propria fondamentalmente da Lutero, da Calvino. E Calvino incrementa effettivamente la possibilità del commercio legato a una ricchezza monetaria, proprio perché non vede in questo nessun ostacolo, anzi un segno della benedizione di Dio. Non è che i cattolici siano rimasti indietro, perché sulle piazze di Antwerpen, nei Paesi Bassi, noi vediamo subito i gesuiti introdurre una concezione del contratto che consente anche il vantaggio dell'interesse in contratti che comportano interessi del 5%, viene stabilito questo, come lecito, come... Quindi anche dal punto di vista cattolico, dal 1550 in poi, poniamo Lessio, questo grande gesuita moralista, che era a contatto con i mercanti, i grandi mercanti dell'Olanda, e che insomma doveva anche adattare la sua teoria a determinate situazioni, viene introdotto il cambiamento del principio. Cioè non è vero che pecunia non pare pecunia, il denaro può anche produrre denaro quando, per esempio, attraverso un prestito io mi trovo in una situazione di un lucrum cessans, perché potrei investire, cioè di un lucro che viene meno, perché potrei investire quel denaro in altre attività mie, e quindi il denaro potrebbe produrre attraverso il lavoro. Il principio fondamentale è questo, che il denaro produce denaro solo attraverso l'energia umana, il lavoro, l'iniziativa, il rischio, eccetera, eccetera. Ma se si crea la situazione di lucrum cessans, e io non guadagno di là, se lo presto, è qualche cosa devo avere, perché comunque... No. E poi c'è un dannum emergens, c'è un danno che viene avanti, che emerge dalla situazione. Se io do del denaro a un altro, è un danno per me, perché appunto non posso più impiegarlo per altre operazioni, per altre attività. Quindi sono lì tutti, cioè luterani, calvinisti, cattolici, comunque si devono mettere d'accordo, e si sono messi d'accordo. Nonostante ci siano state guerre di religione in Europa tra il 1500 e il 1700, fino alla rivoluzione francese sostanzialmente, tra i tanti argomenti portati a favore della tolleranza e della libertà di coscienza in materia religiosa, questo della possibilità dello scambio economico fruttuoso è stato uno degli argomenti principali. Tanto per esempio in Dirk Volkerson Cornert, questo olandese che era di tendenza piuttosto arminiana rispetto ai gomaristi, spiego brevemente cosa vuol dire. Il calvinismo è stato interpretato in maniera molto rigorosa da questi gomaristi che si appellavano a Francesco Gomar, che intendeva la predestinazione divina come una determinazione del destino dell'uomo indipendentemente dalla libertà e dalla possibilità di impegnarsi da parte dell'uomo. Quindi in senso rigoroso, un calvinismo rigoroso, duro. A questo Gomar si è opposto Arminio. Arminio diceva no, l'uomo è libero, non si può intendere la predestinazione divina come ciò che toglie la possibilità all'uomo di essere artefice della sua vita, anche dal punto di vista dell'eternità. Ecco. E quindi l'arminianesimo ha introdotto all'interno del calvinismo rigoroso il principio di una libertà che si ispira a un aspetto più umanistico. L'uomo è creatura di Dio, tutta la sua dignità sta nella libertà. Se gli togli la libertà, abbiamo un burattino nelle mani di Dio, insomma, sostanzialmente. Questo Cornert, dicevo, ispirandosi all'arminianesimo, eccetera, figlio di una grande famiglia di mercanti olandesi, il quale però fu buttato fuori dalla famiglia, dalla madre, perché aveva voluto sposare una ragazza di condizione inferiore e più anziana di lui, e la madre lo buttò fuori, e lui si arrangiò tutta la vita a lavorare, a pensare, a scrivere, ma con grandissima forza. Ecco,
Questo è un uomo, per esempio, che nel calvinismo introduce una tendenza che poi sarà vincente oltre il sinodo di Dordrecht, perché il sinodo di Dordrecht purtroppo vedrà vincitori gomaristi, ma nonostante questo alla lunga sarà proprio la linea arminiana che anche nel calvinismo avrà il sopravvento, e quindi l'affermazione della libertà dell'uomo, dell'intraprendenza, della necessità di darsi da fare, perché questo appunto è il modo che l'uomo ottiene da Dio per mettere in atto quelli che noi chiamiamo i suoi talenti, e quindi ottenere il massimo che può attraverso i doni che Dio gli dà. L'argomento che è necessario andare d'accordo ed è importante intendersi per attuare scambi efficienti dal punto di vista economico diventa poi tipico del nuovo mondo. Il nuovo mondo è, insomma, nei vari stati che si costituiscono, cioè dal Maryland piuttosto che alla Pennsylvania, eccetera, eccetera, vedono, il Maryland soprattutto cattolico, ma i cattolici erano espulsi dall'Inghilterra, dall'Olanda, da tutte queste situazioni, là invece trovano uno spazio e i governanti di queste nuove costituzioni politiche che poi daranno luogo agli Stati Uniti, no? Alla Costituzione degli Stati Uniti, ammettono come principio fondamentale delle loro costituzioni, a partire dalla Carta dei diritti della Virginia, ancora prima della Rivoluzione francese, eccetera, ammettono come primo principio che la religione confessionale non costituisce principio di discriminazione tra gli uomini. E questo vuol dire principio della libertà, principio della tolleranza, del rispetto degli altri. Vuol dire che anche la ragione economica può, se intesa bene, diventare un fattore efficace per scoprire e mettere in luce aspetti e valori che sono tipici dell'uomo. Non si può conculcare l'uomo nelle sue libertà, prima tra tutte la libertà religiosa. E quindi il concetto di libertà religiosa è frutto di tutta l'evoluzione dell'età moderna ed è un fattore, un portato, più che nemmeno di questa confessione o di quell'altra, addirittura è un portato di tutti quei gruppi che sono stati schiacciati ed estromessi dalle confessioni in lotta tra di loro. Voglio dire, per esempio, gli anabattisti. Gli anabattisti erano coloro che all'interno della riforma, tanto luterana quanto calvinista, stavano alla sinistra e consideravano le confessioni luterana e calvinista come ancora dei compromessi delle forme di cristianesimo insediato, un cristianesimo costituito che non è più evangelico, quindi stanno alla sinistra della sinistra, no? Sono la riforma all'interno della riforma, e questi vengono cacciati fuori, vengono espulsi. Quindi la secessione di tutti questi gruppi, gli non solo anche gli arminiani, ma gli antitrinitari, vale a dire i sociniani che si appellavano a Fausto, Socini, eccetera, che era un tratto uno di Lucca, che poi è passato in Svizzera, è andato in Polonia, è andato in Inghilterra, è andato in Transilvania, insomma, e via. Tutte queste persone, schiacciate nella loro possibilità di esprimere la fede religiosa, diventano i portatori della tesi che l'uomo è libero e deve essere rispettato anche nella sua convinzione religiosa. E poco alla volta, attraverso queste lotte, attraverso queste contrapposizioni pazzesche, tanto lotte fisiche, guerre con la spada, quanto schermaglie ideologiche all'infinito, si arriva verso la fine del 1700 ad affermare il principio della tolleranza della libertà religiosa, che facilita a sua volta lo scambio, i commerci, dove poco alla volta le differenze, insomma, vengono meno. Anche oggi, ormai, dicevo prima al presidente Fumagalli, anche oggi ormai tutte le differenze in materia economica tra noi luterani, calvinisti, eccetera, ormai non costituiscono più terreno di divisione,
piuttosto ci si rende conto, in un clima ecumenico come il nostro, che tutti insieme possiamo comunque, in base ai principi cristiani di fondo o anche ai principi laici che abbiamo guadagnato attraverso le guerre di religione, possiamo e dobbiamo metterci insieme per essere più possibile onesti e alla ricerca di un bene che non sia soltanto settoriale, particolare, individuale, settario insomma, ma che sia un bene condiviso. Gli stessi protestanti ci invidiano la dottrina cristiana della Chiesa, la dottrina sociale, perché la dottrina sociale della Chiesa non mette in gioco tanto principi che costituiscono differenza tra le appartenenze religiose, ma la dottrina sociale della Chiesa mette in gioco ragionamenti, mette in gioco quindi una visione razionale, ragionevole del rapporto sociale con gli altri, e gli stessi protestanti oggi ci invidiano questa dottrina sociale della Chiesa. Grazie a voi, scusate se ho...